Buonasera, buonasera. Siamo in diretta con un paio di minuti di anticipo perché avevo paura di ritrovarmi con un rimprovero subito di Sara Pigrei. Ma non ti sbrighi? Allora, devo pensare a tutto. Ciuffo in avanti perché la parrucchiera non vuole indietro. Ok. Allora, vediamo, le toglie tutte quante le notifiche. Ciao Ariel, ciao Benny, vi ricomincio, inizio a riconoscervi dalle immagini del profilo, sto un passo avanti. Ciao Anna, allora scusatemi, tolgo, levo, non è bello, tolgo le notifiche da tutti i tablet. Allora, dunque, siamo già in 9, vediamo se c'è. Eccola, Alessandra la vedo. Eccola, aggiungi. Buongiorno, buonasera Andrea. Ciao. Finalmente, finalmente. Allora, dovete sapere che Alessandra mi ha mandato un messaggio su WhatsApp, io sono pronta e io in alto mare sono sempre quella all'ultimo secondo, quindi ecco, ho accelerato un attimo i tempi e sto come stavo stamattina, Ah, ma quindi sei eccomi. bellissima, adoro il tuo ciuffo comunque, l'hai rinnovato, vero? L'hai rifatto? Sì, l'ho È rinnovato, troppo ma tu bello. guarda, avevo ieri i capelli bellissimi, tutti vaporosi, e questo non c'era, non è un boccolo fatto apposta. Stamattina sono andata al lavoro, esco presto la mattina, un'umidità pazzesca, il piumino, ecco, ho trovato i capelli con i boccoli, Ma che non neanche ce pensavo l'ho. te lo fossi Sembra fatto fatta apposta, sì. apposta. Infatti ho detto che carino il boccoletto. No, io invece li avevo avvocolosi sotto e li ho piastrati perché insomma mi davano fastidio. No, io non so, io sono liscia proprio, sono spaghetto, io non li asciugo mai, cioè una botta di phon e basta da sola. No, Eccoli. Beata. Sai cosa che devo Eccoli. fare io? Shampoo, balsamo tutto per lisci e poi una sorta di spray di testa nera e poi la piega e poi la piastra. Se no, ciao, non mi usciranno mai. No, vabbè, io dopo c'ho la parrucchiera che si arrabbia. Quando fai quelle cose, parla delle video recensioni, no? Che le vede su. I capelli, uno non li devi mettere dietro l'orecchio, poi basta con questo, che mi dice aspetta, con questa canestra, perché lei dice che li schiaccio troppo, infatti sono più belli gonfi, ma io non so fare, poi io, vabbè, una botta e via, ce l'ho lisci. Vabbè, uno ce li ha come ce li ha i capelli, va. Ma sì. Allora, iniziamo a salutare Daniela Ruggero, Claudia Melandri, voglio i tuoi gargogli, dove Ciao. sono? Ciao Daniela Ruggio, ciao. Allora, siamo già in 13, la cosa è bellissima, mi fa molto piacere. Allora, Tanti. sì, vorrei vedere le mie monelle, ho intravisto Sara, ho intravisto. Sara c'è. Ah, c'è anche Lorena. Ciao Lorena, ciao. La Sì, ragazza che ha ho vinto letto il prima un libro. attimo, sì, ho letto i commenti un attimo fa, che ho letto il tuo romanzo. Dopo, adesso parleremo di tutto. Volevo vedere se c'è Thomas Dree, Sonia, ma non li vedo ancora. È anche vero che Ma per me è penso che ci strano, Sonia. siano. Penso che dovessero andare, ma vabbè, non c'è ancora il festival a Francoforte, vero? Mi sono persa, ma credo di no. Oddio, mi sono Boh, non lo persa. so che. Ok, allora Francesca Mazzaferri, ciao, Patrizia Lasco, ciao. Allora, che dici, iniziamo? Iniziamo a Ma sì, conoscerci un po'? Ma sì. mi stanno arrivando Allora, messaggi. ormai ti conoscono tutti. Ti conosco. Messaggi su Telegram da Thomas e quindi mi si blocca la diretta. Parli del diavolo. Sì, no, ma è classico, quando io l'ho fatto con Laura ha massacrato me, cioè voglio dire... Thomas, Dai. basta. Vieni in diretta e parla attraverso la diretta. Ciao Domenico. Allora, da cosa iniziamo? Chi è Alexandra Rosa? Dai, la domanda più banale e più difficile. Io chi sono? Sì. Questo è effettivamente un dilemma esistenziale.
Poi di quello che ti pare. Niente, ero convinta di essere una scienziata. Ho studiato per fare, in realtà sono laureata in neurobiologia. Questo lo dico perché in realtà poi mi sto trovando a fare tutt'altro che non c'entra veramente niente e quindi boh. Pensavo sempre di avere due strade, una che fosse quella dei libri e l'altra quella delle scienze. E ultimamente una serie di vicissitudini mi hanno chiuso le porte delle scienze e hanno fatto aprire le altre. E quindi ho detto, ma sì, percorriamo questa strada con sicurezza e vediamo dove mi porta. E pazienza per le scienze, vorrà dire che ci sarà un tempo per tutto. Certo, vabbè, l'importante è avere Oppure... sempre la seconda possibilità, non la seconda scelta, che non è Sì, seconda certo. scelta, che non è seconda scelta, assolutamente No, nella seconda maniera più scelta, nel senso assoluta. che esatto. Tolgo, scusate un attimo l'audio anche dal computer che me l'ho dimenticata, così non, ecco qua. Sì, a proposito di, adesso un attimo una parentesi, apro e chiuso parentesi perché noi stasera, innanzitutto non ci siamo neanche, non abbiamo neanche annunciato la rubrica, però tanto ormai l'ha capito tutti, però per chi si collega adesso, questa è la rubrica Lancio il libro e si distingue dalle altre perché è l'intervista che appunto serve a promuovere un libro in uscita. Poi per chi è in linea e interessa invece lanciare un libro che è uscito già da 2 o 3 mesi, c'è il rilancio un libro. E, allora, vedete spesso me, ma c'è anche Gina, c'è Sara e c'è Simona, quindi potrete scegliere chi più vi aggrada o con chi vi sentite più a vostro agio, non c'è assolutamente problema, insomma. Ecco, io e Alessandra abbiamo un rapporto un po' particolare, ci conosciamo un po'. Adesso piano piano parleremo di tutto. Allora, siamo qui quindi per lanciare Scritto sulla pelle, uscito con Dri. Però a proposito di quello che dicevi, voglio apro e chiudo parentesi perché poi lasciamo, non perché sia meno importante, ma magari ne riparliamo alla fine. Però in the room, mi sbaglio, ma la tua protagonista era un po' Alessandra, cioè c'è sempre un po' Alessandra nei Sì. C'è tuoi libri, insomma, sempre in ogni no? libro, Ecco, anche in appunto. Isabella un po', ma vabbè, leggermente, non tantissimo, dai, Isab, io non sono snob come lei, però... L'orgoglio, no? Che caratterizza un po' tutte le mie protagoniste. E io credo di non riuscire a scrivere una protagonista femminile senza quel pizzico di orgoglio che mi contraddistingue, perché proprio è come se in quei momenti di arroganza le risposte le dessi io, non la mia protagonista. Ma penso che boh, sia normale, no? Un po' immagino, non so, adesso non mi rendo conto. Beh, io ce l'ho uno parcheggiato lì, ma poi ecco, era nel momento di. Vabbè, lasciamo perdere, questo non è un discorso che dobbiamo fare stasera. Però comunque di te sta anche un po' in Lorenzo, mi sbaglio? Tanto, Ma tanto. c'è Forse più più Lorenzo. in Lorenzo, sì. C'è più Soprattutto Lorenzo. sul modo che lui ha di concepire la scrittura, sul fatto che i libri l'abbiano salvato, che penso sia un po' un pensiero comune, però anche Sì. in certe cose che lui dice proprio riguardo la scrittura e il mestiere dello scrittore, sono cose che io condivido e che penso. Lui forse è un po' più morbido di me, anche se inizialmente non sembra. Però in realtà è più morbido di me, io sono più spigolosa. Caratterialmente un po', a volte penso di essere un po' un misto tra Isabella e Elinor. Ma quindi Lorenzo come è venuto la figura di Lorenzo? Ah, questo è Sì, ecco, divertente. È un io so aneddoto qualcosa di più, però divertente. ecco, non siamo sempre le stesse persone in diretta, quindi ecco, penso che anche a loro farà piacere conoscere il tuo Lorenzo, no? Allora, Vai. diciamo che quando mi è venuta in mente l'idea di Scritto sulla pelle, ma è nato prima Lorenzo, è perché praticamente io volevo creare una sorta di omaggio a una mamma per amica, perché mi ero innamorata follemente del personaggio maschile di Jess. Non so, qualcuno magari ce l'avrà presente. E quindi, boh, volevo omaggiarlo perché mi piaceva troppo. E mi è venuto in mente Lorenzo, ho pensato a questo ragazzo che all'apparenza sembra un bad boy, che però invece nasconde l'animo sensibile di uno scrittore. Scusa, ciao Simona, sì, fa molto piacere La mia anche gatta. per un saluto, Simona Frio.
che ci Ah saluta. sì, ciao. C'è la mia gatta che sta grattando l'armadio e vorrei in questo momento. Basta! Ok. Si era messo in pausa. Sono i messaggi su Telegram, sì, va bene. Sì, ho visto un attimo, infatti, l'immagine che si è bloccata, infatti. Un nanosecondo. Sì, allora, intanto vediamo se c'è qualcuno. Allora, si sente che c'è molto personale nel tuo romanzo, dice Silvia, dici. Allora, se non ci Sì. sono Qualcuno domande, continuiamo noi. mi sembra di Aspetta. averla vista. Allora, Patrizia Sì. Lasco dice, che genere è il tuo nuovo libro? Ah, è un contemporary romance. È anche un po' un romanzo di formazione. Allora, aspetta, sto tornando indietro, perdonami. Lorena dice proprio, ok, vi abbraccio anche se non potrò seguirvi per via del mio bimbo con la febbre. Oddio, ci dispiace Ah, per il bimbo, poverino. dico. Volevo farti solo una domanda, Alexandra, ma non concorro perché ho già l'ebook. Hai mai provato vergogna al pensiero che la tua famiglia potesse leggere le scene di sesso descritte nel romanzo? Inoltre volevo dirti che la descrizione è talmente sublime che non si cade mai nel volgare. Brava, brava, brava. Grazie, questo è un bel Davvero complimento perché ci bellissimo il tuo tengo. romanzo. Allora, questo è quello che ho sempre detto io di Alexandra, anche dei primi romanzi, che poi dopo ne parleremo comunque. Alla fine perché ci tengo in maniera particolare e serve a me per raccontarvi come ho conosciuto Alexandra. Sì, Alessandra c'ha sto potere, insomma. Vai, non ti voglio rubare la scena perché io non c'entro niente. No, vabbè. Allora, devo dire che sono molto fortunata perché i miei genitori non leggono, mia sorella non legge, mio fratello neppure, quindi nessuno a casa legge quello che io scrivo, neanche il mio fidanzato, cioè lui poveretto ci prova, però poi si arrende circa dopo qualche capitolo perché non sono lettori, quindi non riescono a leggere, si annoiano. Vabbè, però meglio così, mi imbarazzo di meno. Ci ho pensato tante volte anch'io, sai, a parte che io non riuscirei a scrivere, credo, una scena di sesso, non ce la farei proprio. Mi imbarazzo anche solo a leggere la voce alta, che ne so, no? Ma Però. sai che anche io all'inizio pensavo cioè che non le avrei mai scritte perché mi vergognavo troppo, e invece una mia amica mi ha detto: perché non provi? Lei è molto brava a scrivere, e io, spinta magari dal suo incoraggiamento, ho iniziato ad abbozzare la prima, poi piano piano mi sono perfezionata, cioè perfezionata, oddio, ben lontana da essere vicina alla perfezione, però ho capito che cosa mettere e che cosa non mettere man mano che li scrivevo, quindi si Certo. tratta solo di abbattere il primo tabù, quello della vergogna, poi dopo ci prendi la mano e non puoi fare a meno di scriverle, è Sì. impressionante. No, no, ma ci credo, cioè. Ecco, a me la scena di sesso perché piace, ecco, come diceva Lorena, appunto. No, delicata che sembra che abbia fatto chissà cosa, e poi invece alla fine. No, non sei scesa nei particolari, è rimasto tutto così, no, delicato alla fine. Pure io, insomma, ecco, mi piacciono queste scene così. Ok, andiamo Sono avanti. contenta. Ciao Grazie. Alexandra, cosa non dovrebbe mai esserci in un buon romanzo, secondo te? Non Non dovrebbe? dovrebbe, non dovrebbe. Elisa, Allora, non dovresti. la scarsa caratterizzazione dei personaggi, in primis, perché se i personaggi non sono ben caratterizzati e non hanno una personalità che si distingue, secondo me il romanzo già di partenza non è un buon romanzo. E infatti è una cosa che mi è stata spesso criticata, nel senso che io sono molto introspettiva quando scrivo. Forse adesso con scritto sulla pelle mi sono ridimensionata un po'. Però mi piace scavare nella profondità psicologica dei personaggi perché secondo me li rende vivi e pensi a loro come a delle persone, non a come dei nomi scritti sulla carta. Cioè, questo è quello che penso. Non lo so, aiuta anche di più il lettore a empatizzare. Questo secondo me cioè, è imprescindibile, anche se c'è una buona grammatica, una buona sintassi, i personaggi devono emergere, che poi può essere anche lo stereotipo più banale del mondo, però se ha il carattere giusto, è particolare, cioè, io ho visto tantissimi film, per dirti, con il classico bad boy che poi si redime, ma ognuno di loro aveva delle peculiarità che poi alla fine ti catturano il cuore.
Cioè, vabbè, io sto persino innamorata della figura del bad boy, quindi insomma, quello è un altro discorso. Poi sta, no, sta nella bravura dell'autrice a far spiccare questa figura, a non renderlo banale, no? Il solito bad boy, no? Appunto, come dicevi te, con la Esatto. caratterizzazione, esatto, a non farlo cadere nel banale. Tanto ci sta, no? Deve essere, cioè, tutti i film, anche da ragazzina, tutti sono così, c'è sta il bad boy che è classico, piace a tutti vederlo, no? Beh, soprattutto poi come cambia per l'amore della donna che ama, Esatto. questo è proprio il top. Esatto. Anche se poi, dai, Lorenzo si nascondeva un po', no? Dietro Sì, vabbè, era un po' una dietro la figura corazza. del bad boy, no? Adesso senza svelare troppo, però c'è un animo un po' diverso, una cultura, no, non tanto una cultura, però una preparazione che comunque non che nascondeva i tatuaggi. Adesso mo c'è stata, dai, il termine, Sì. basta, Sì, no? Ecco, e no, tutto è da vero, scoprire, Lorenzo è così. veramente. Lui è così. È inizialmente un arrogante, ma un po' la prende in giro, un po' la stuzzica, no? Perché comunque lei per prima ha stuzzicato la sua curiosità. E lui capisce che lei potrebbe, non lo so, aiutarlo, che lei è diversa e quindi si lascia un po' trasportare e viene fuori finalmente il vero Lorenzo. Cioè, un po', diciamo, tutte e due cambiano verso la fine del libro, Sì, però sì. devo ammettere di non averlo progettato, cioè, è venuto così, quindi sono sincera, è venuto così. Quindi, boh. Adesso lo dirò in diretta, non siamo proprio così in maniera esagerata, domani magari lo vedranno in molti. E allora, quando ho chiuso, io ho la chat con le mie monelle, tanto ormai sapete tutti chi è le monelle, e piangevo come una matta, così singhiozzavo. Sì, cioè, non vi rendete conto, sì, Sara c'è, infatti sono una piagnona, mi è successo due volte, l'altra volta con Laura, stavolta con te, ma con te ho esagerato proprio in una maniera, perché dovete andare a leggere sto romanzo solo per vedere la fine, per vedervi, io dico per vedervi, perché vi sentirete talmente dentro la storia, santo Dio, scusate, che vi sembrerà di stare lì, adesso non posso, vorrei dirvi, raccontarvi tutto. Vabbè, lascia perdere. Se ci penso, me la piange. No, non piangere, non voglio essere causa delle tue No, lacrime. ma è felicità, lacrime e felicità, veramente. Non è, vabbè. Sapete, no? Quando tutto è perduto, sembra essere perduto. Ecco, vabbè, Non andiamo potevo avanti. essere così cattiva. Crudele sì, ma non troppo, dai. Ah, io lo dico sempre, considera che io ho visto Incompreso, penso, boh, 250 volte, ce l'avevo anche registrato. Incompreso l'hai visto mai? Ma la versione dei Comencini, che penso, meglio. Quando ero piccola, tutti gli anni, il giorno di Pasquetta lo ridavano in TV, su Rete 4, sempre. E mio padre veniva là mai stufato, cioè, perché io... Proprio con questi lacrimoni, ero piccola, ho cominciato penso a vederlo a 6 anni. Poi, quando ho imparato a registrare, a accendere Ah, il che videoregistratore, bocca. e lì arranno, cioè me lo vedevo di continuo e piangevo. E quindi, vabbè, è Questo è una storia masochismo. dolorosissima, sì, perché il personaggio principale muore, è un bambino. E quindi, ecco, se ti capiterà la versione dei Comencini, poi l'ha fatto anche Luca Zingaretti. Qualche anno fa, però non è bella come la prima versione, insomma. Ah, vabbè, come sempre, i remake non sono mai come l'originale, Eh sì. io E quindi penso. ecco, avrei sopportato anche una scena Dove strappalacrime, tutto è veramente. perduto. Quindi, sì, io sono fatta così, leggo di tutto. L'importante è che c'è la piagna, insomma, alla fine. Il La prossima dialetto, volta c'è la ti scrivo piagna. una tragedia greca. La prossima volta. No, 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 se no mi uccidono le altre, no. Lascia perdere, va bene il lieto fine, va bene il lieto fine. Allora, Claudia Melandri. Alexandra, come scegli i titoli dei tuoi romanzi? Si sa, il titolo di un libro è la prima cosa che il lettore recepisce. Allora, diciamo che non sono molto brava con i titoli, lo ammetto, è proprio un mio punto debole. Per scritto sulla pelle mi ha aiutato una mia amica che aveva letto una mia beta
mi aveva dato un paio di titoli, mi aveva detto scegli quello che ti piace di più. Non mi ricordo cosa fosse, forse era scritto cucito addosso, qualcosa del genere. No, scritto addosso, cucito addosso è il libro di Rebecca, quasi non c'entra niente, perché ho visto su Instagram la locandina. Te lo stavo per dire io, infatti. No, c'era scritto addosso, mi aveva mandato e gli avevo detto no, vabbè, dai, lo scrivo un po' meglio. E quindi è venuto fuori scritto sulla pelle, che mi piaceva molto perché ha tanti significati, richiama sia il tatuaggio, sia il loro sentimento, proprio che è come se fosse scritto sulla pelle, quindi non lo so, mi dava un'immagine forte e quindi l'ho scelto. Per il destino della rosa blu, lì è intuibile perché è la storia di Elinor, è il suo destino, il suo cammino che la porta poi ad essere la guardiana della rosa blu e a assolvere il suo compito. Per il Derum l'ha scelta Francesca, sono umile, lo dico, l'ha scelta Francesca perché io proprio, anche se vabbè, gliel'ho detto va bene, ok, scegliamo quello, però ha fatto tutto lei. Allora, andiamo alla prossima. Qual è il tema principale del libro? Chiede Paola Serra. Allora, non ce n'è uno solo, ce ne sono un paio. Il primo che mi sta più a cuore è quello della crescita personale e del coraggio di riuscire a percorrere i propri sogni lasciandosi alle spalle la propria vecchia vita. Quando si capisce che non è quello che si vuole, avere il coraggio di cambiare rotta. E non è scontato perché non tutti lo fanno. E Isabella lo fa, con mille difficoltà, però ci riesce. E poi anche abbattere i pregiudizi. Questo mi preme, un'altra cosa che mi preme molto. Cioè, noi possiamo guardare una persona e giudicarla così secondo dei canoni estetici e psicologici che ci siamo già fatti, però in realtà poi la conosci e viene fuori una persona meravigliosa che tu non ti saresti mai aspettato. E quindi non lo so, c'è un po' di questi miei messaggi all'interno del libro. Sono questi due i temi principali. Mi è piaciuto anche il tema attuale, no, Ah, sì. uno spaccato dei problemi di oggi, dai, no? Perché ci sta. Sempre tutto rose e fiori, dipinto come rose e fiori, Isabella tutta la tavola apparecchiata, perché comunque no, viene da una famiglia benestante, poi si accorge comunque che va a bussare, nonostante la laurea, va a bussare tante volte, però comunque è costretta, si può dire? Così. È Sì. costretta a lavorare su un call center, no? Insomma, quindi comunque esiste sta realtà, ci No, sta. soprattutto a Cagliari. Volevo denunciare questo anche perché la Sardegna è molto bella, io amo la mia terra, ma non offre grandi possibilità, soprattutto per noi giovani. E quindi io volevo sottolineare questa cosa che a Cagliari, sì, ok, magari ci sono quelle personalità, poi i baroni li chiamiamo noi, no? Quindi le personalità importanti di cui fa parte Isabella, la famiglia di Isabella, e poi ci sono le persone che in realtà poi fanno fatica, come Lorenzo e Daniele, che non riescono quasi mai a sbancare il lunario. E quindi, insomma, ci ho messo un po' di tutto in questo romanzo. No, infatti è molto profondo, infatti. Cioè, io dico sempre no, di andare al di là dei romanzi, cioè, vabbè, questa è una mia prerogativa, però qualcuno delle volte legge per legge dice, ah, ma può essere il solito no, come si dice, il solito cliché, invece ci sta, il solito cliché ci deve stare, però ci deve Sì. essere l'anima dentro, no? E tu ce l'hai messa veramente. Veramente, nei personaggi, nella storia, veramente. Allora, continuiamo con le domande. Per te, Patrizia Lasco, per te, che cosa è uno scrittore? Cosa deve saper comunicare al lettore? Allora, belle domande in effetti. Lo scrittore, guarda, sono tutti scrittori, le persone che scrivono sono scrittori, non per forza se hai pubblicato sei uno scrittore. Cioè, per definizione lo scrittore è chi si siede sulla scrivania e scrive, a prescindere che lo faccia dal computer oppure su carta e penna. Però deve avere appunto come prerogativa principale quella di comunicare non solo messaggi ma anche emozioni. Mi è capitato tante volte di leggere libri,
magari perfetti sotto ogni punto di vista, ma piatti a livello emotivo. Mi impegno molto per quanto mi riguarda, per cercare di trasmettere tramite le descrizioni le emozioni, perché secondo me è importante. Poi magari qualcuno non la penserà come me, ma io mi impegno molto in questo. Spero di riuscirci, però comunque mi impegno tanto e penso che sia la caratteristica fondamentale che uno scrittore debba avere. Allora, adesso ti faccio una domanda, che si fanno in molti, c'è sempre, no, una sorta di diatriba di filoni diversi di pensiero. Allora, la differenza, adesso al di là della DRI, che poi dopo se vuoi ne parliamo, ma differenza tra self e casa editrice, cioè secondo te adesso ti sei pentita, stai bene, al di là che tu hai trovato, no, un'altra realtà e quindi comunque sembra che hai trovato anche una realtà, no, lavorativa, poi dopo ci racconterai. Però secondo te un ragazzo, una ragazza che vuole approcciarsi alla scrittura, cosa le consiglieresti? Gli consiglieresti, insomma, di provare da self, di mandare i manoscritti alla CE? Dipende, perché comunque non tutte le case editrici ti accettano e non tutte poi alla fine ti fanno, magari accettano di leggere il manoscritto, ma non tutte ti fanno firmare un contratto. E poi anche è vero che se una persona lo fa perché ha bisogno di un tornaconto economico, sicuramente il self è quello che dà maggiori vantaggi proprio perché ti consente di avere una micro indipendenza, perché comunque è vero che Amazon paga bene, quindi se uno ne ha bisogno, consiglierei più il self, però c'è anche l'altra faccia della medaglia. Spero di non scatenare polemiche, però mi sono resa conto che in realtà il self-publishing è visto con un occhio un po' critico delle altre persone. Se sei self, sei sotto i riflettori sbagliati, anche se tu hai scritto un buon prodotto. Non ho la presunzione di definire il destino della Rosa Blu un buon prodotto, nel senso che sono consapevole dei limiti di quel libro. Però a volte penso che se lo avessi mandato a una casa editrice, l'avessi pubblicato con una casa editrice, il riscontro sarebbe stato diverso. Al di là dell'editing, che vabbè, ok, però secondo me sarebbe stato un diverso risultato. E quindi secondo me pubblicare con una casa editrice ti dà il vantaggio non solo di essere visto con un'ottica migliore, senza dubbio, ma anche di riuscire ad arrivare a molte più persone. Io con scritto sulla pelle ho fatto dei numeri che in self mi sognavo, cioè tantissima gente ha condiviso, tantissime persone lo stanno leggendo. Io non pensavo, cioè mi fa strano, capito? Perché non sono abituata da self, non sono abituata neanche con il The Room, paradossalmente, che tra tutti i libri self che ho pubblicato, forse è quello che è andato meglio. E quindi, boh, ci sono sia pro che contro. Però adesso, al di là di quello che io so, che poi no, nel frattempo tu hai studiato per comunque no, crescere proprio per una tua crescita personale, che poi ne sta diventando no, forse un lavoro che io spero che continui per tutta la vita, perché secondo me Speriamo. è la tua strada, perché sei veramente portata, sei veramente brava. Però non credi che confrontarsi, cioè un'autrice con un po' di umiltà, confrontarsi con una casa editrice lavorando sul libro, riesca poi magari a fare il percorso contrario, no? Non può dare una base, non so se è corretto dire formativa comunque, perché comunque c'è un confronto, no? Anche a livello di scrittura proprio. Mi sbaglio? Beh, sì, vabbè, è vero, perché comunque lo scrittore quando poi gli viene editato il testo cresce inevitabilmente perché capisce magari gli errori che Dici, faceva. esatto, Quindi degli sì. errori ricorrenti, secondo me, no? Sì. Io la vedo un po' così, adesso mi rendo conto anche stando di fuori e col tempo, cioè, io lo vedo anche scrivendo una sciocca recensione che sono cambiata anch'io nel tempo, ok? E quindi secondo me confrontandoti, cioè poi spesso parlo con le mie ragazze che comunque loro scrivono, no? Ci confrontiamo e io penso che parlarne, specialmente poi ti dico se stai a stretto contatto con un editor, quindi con una casa editrice,
Perché parecchie, diciamolo, pubblicano in self e si fanno anche l'editing da sole, no? Perché parecchie fanno così. Ma io non sto dicendo assolutamente che il mondo del self, anzi, ci stanno delle bravissime e tu vieni al self. Cioè, io l'ho conosciuto tramite. Ecco. Scusate, prima viene questo. Allora, adesso lo sveliamo. Io allora, posso rubarti la scena a 2 o 3 minuti? Vai, tutta tua. Allora, io ho un legame pazzesco con sta rosa blu, che immaginate la rosa blu. Io nell'alto dei miei 43 anni la rosa blu è stata la mia prima canzone del cuore. Quando ho visto sta ragazzina, perché io gli dico sempre vorrei una figlia come te, quando ho visto questa cover, dico, io lo devo prendere. Sono andata su Amazon immediatamente. Poi mi sono ammalata. Ho avuto un febbrone che non ho mai la febbre. Quindi, Il destino della rosa blu, il primo volume me l'ho gustato, però sai, no? Tutta congestionata con la febbre. Non avevi voglia magari neanche di. Ecco, quindi l'ho tirato a lungo mentre lo volevo, cioè, no? Non c'avevo lo stato d'animo giusto e me l'ho. Comunque poi me l'ho vissuto appieno, cioè ci ho messo un po' di più, me l'ho gustato un po' di più e poi è arrivato il secondo. Lei dice che non che era un'altra Alexandra, che ha magari delle pecche, però io vi assicuro che vale la pena leggerlo, anche perché è totalmente diverso da scritto sulla pelle, è tutt'altra Sì. storia, è veramente tutt'altra storia. Rimarrete stupiti della se... Allora, diciamo, no, che c'è tanta fantasia su sto romanzo, no? Sul Sì, destino della rosa tanto. blu. Ecco, però non è facile. Non è facile comunque, no, scrivere una storia del genere. Cioè, non voglio svelare niente, però una cosa la posso far vedere? Sì, vai. Ho messo il trespolo, guardate, aspettate, la vedete? Allora, Elinor ha praticamente una rosa nello stesso punto più o meno, dai, forse un po' più bassa, ma io non potevo farla più bassa. Dopo lì c'è una farfalla vicino, ma questo era un altro romanzo che ho letto in contemporanea con Alessandra. E quindi, per non sentire mio padre che ti riempi il corpo, l'ho messo vicino. La farfalla e la rosa. Era meno. Così, insomma, ne hai fatto due in uno. Esatto, no, veramente. Quando sono tornata a casa con Esmond, mi ha fatto così. L'ho È visto sempre su quella la Facebook. reazione. L'ho visto su Facebook, mi ha detto. Rassegnato. Quindi ecco. E io ho conosciuto Alessandra con Il destino della rosa blu. Vi consiglio di andarli a recuperare entrambi. Se volete una storia, comunque, dai, diciamo che è un fantasy con una base storica sbagliato. Come lo definiresti tu? Io penso sia un fantasy romance alla fine, perché la Sì. storia d'amore tra Elinor e Dorian è importante. È forse il pilastro di tutto il libro. Vabbè, anche un po' quella tra Eric e Delilah, anche se non è che si possa parlare proprio di storia d'amore, però vabbè, Ah, loro sono un po' vedi. più sanguinosi. Volevo farmi anche quella rossa, però la rossa era, no, non era così positiva, insomma, il significato non era No. positivo. Ecco. Vabbè, ma torniamo su scritto sulla pelle. Ecco, io me l'ho scritto sulla pelle, quindi ci sto, sono un po' Lorenzo, dai. Sì, dai. Ma anche io ho un tatuaggio, quindi insomma, sono anche io un po' Lorenzo anche in questo. Vorrei farmene anche un altro. Mi volevo fare le virgolette aperte e chiuse, le virgolette alte. Sì, per rappresentare il mio amore per la scrittura e i libri. Devo ancora capire dove fare, in che punto del corpo farmelo. È Eh sì. bellissima o i caporali, che è un po' un'ossessione. Insomma, no, che poi quando poi mi guardo il tatuaggio dico, mio Dio Thomas, caporali.
Allora, passiamo alle domande. Ho divagato, scusate, ma mi faceva piacere comunque rendervi partecipe di questa cosa personale, insomma, ecco, di come ho conosciuto Alexandra. Allora, ciao, cosa vuoi trasmettere con la scrittura? Però un po' l'abbiamo detto sulla domanda precedente, no? Ok, poi ciao Ale, credo che è andato a conoscenza. Sì, era una carissima amica. Da chi hai preso ispirazione per il personaggio di Lorenzo? Lei lo sa, appunto, l'ha anche specificato. Lo ripeto, ero in fissa per una mamma per amica e io non mi potevo rassegnare che Jess, insomma, non stesse con Rory, quindi mi sono detta, no, senti, sai cosa faccio? Io ci creo un personaggio che assomiglia a Jess, ma che non è Jess, chiaramente. Quindi faccio anche una sorta di cameo, se si può dire così, alla serie TV, che poi è conosciutissima. E Sì, quindi Lorenzo è un po' Jess, lo confesso. allora, Serena Passani dice: Ciao, Sere. introspezione, chissà perché adoro la tua scrittura. Allora, ovviamente il tuo romanzo. Chiedo al mio tesoro, c'è stato un attimo nel tuo romanzo in cui hai detto, vorrei averlo vissuto io questo momento? Lo dico con una parola, la spiaggia, anzi no, sono due parole, la spiaggia, quello sì. Allora, io non dico niente, se no mi rimetto a piangere. Allora, Sara Pigrei dice: confermo, Caragnava, che questo è il dialetto suo, io non lo capisco, come una fontana la piagnona. Allora, Daniela Luna Dei, credo di averlo letto bene, io lo sto leggendo. Non mi mettete paura, no, no, lacrime di No, ma gioia, no, che? non diventiamo paura, io sono la piagnona, lo capirei alla fine. Un attimo però sono stata in ansia, lei lo sa, lei lo sa. Poi, allora, quando l'avrete letto tutti, non dico tutte, tutti, vi dirò una cosa che è da vergogna, da sotterrarsi, che ho detto ad Alessandra, adesso non lo posso dire. Cioè, mi sono sentita talmente tanto dentro la storia che io ho fatto una domanda che avrà pensato: questa è psicopatica, matta, sta fuori da Ma testa. no, non è vero. Che poi ti posso confessare che non sei stata l'unica. Una mia amica mi ha scritto le stesse cose, mi ha chiesto le stesse cose che mi hai chiesto tu. E allora io, vabbè, mi sono fatta tutto il film e ho detto, vabbè, sì, e ho, diciamo, creato la storiellina alternativa. Cioè, allora, adesso non so, siamo in otto, siamo un po' calate, ma sono sicura che domani lo vedranno. Quando vedrete questa scena, più avanti, tra 2 o 3 mesi, ne riparleremo. Voi mi chiederete, Maika, qual era la domanda che ha fatto Alessandra? E ve lo dirò, insomma. Allora, Lina chiede: quale tipo di protagonista maschile e anche femminile non troveremo mai nei tuoi libri, Alessandra? Allora, sicuramente non troverete un personaggio maschile abusivo, a meno che, cioè, a meno che non sia un antagonista, perché Eric, vabbè, Eric era decisamente abusivo nella Diligente Destino della Rosa Blu, però era l'antagonista, quindi ci stava. Ma un Stava. protagonista maschile abusivo, da me non lo leggerete mai, così come non leggerete mai una ragazza che si fa mettere i piedi in testa, debole. Che non riesce a imporsi, non ce la faccio, è più forte di me. Forse è per questo che a volte penso: ma cavolo, le mie protagoniste femminili si assomigliano tutte. E dico: vabbè, sarà sicuramente per l'orgoglio, la testardaggine che un po' le contraddistingue. Anche Amelia, che forse era la più morbida di tutte, lei era abbastanza comunque coraggiosa o anche un po' orgogliosa, ecco. E quindi, insomma, queste due tipologie non ci saranno mai. Senti, adesso mi è venuta in mente una cosa che ti volevo chiedere qualche giorno fa, ma invece su Daniele pensi che ci sarà una storia oppure finirà lì? Sai che ci avevo pensato a Daniele, in effetti, perché mi stuzzicava anche la. Non voglio fare spoiler, però penso che tu mi abbia capito. Sì. Può essere che magari in futuro farò qualcosa, perché ci ho pensato anche una novella, non per forza un romanzo dedicato a lui. Certo. Perché comunque dai, aspetta, cerco di dirlo in maniera
Comunque non si sono lasciati così bene, no? Se Daniele e Lorenzo. E quindi lo sta meritava un cosa. po'. Se lo meritava un po', Daniele. Sì, perché parlavamo di personaggio maschile, quindi come lo inquadreresti Daniele a questo punto? Non lo so, perché alla fine poi è difficile parlare di Daniele senza entrare nel dettagli. Sì, ti Io capisco. non No, no, non penso. ti voglio fare. No, Non ti voglio. cerco di farcela. Io non penso che lui sia un personaggio totalmente negativo. Non lo è. Io lo vedo un essere umano che è forse un po' egoista. Egoista, sì. Però così come ci sono, così come anche Lorenzo c'è stata una scena in cui magari può essere che non sia stato apprezzato al 100% perché comunque si è comportato, non dico bene, ma neanche male, e forse mi avrei capito. Sì. Esatto, quindi comunque non mi piace creare protagonisti e personaggi perfetti che non sbagliano mai, che fanno sempre le scelte giuste, quindi ci sta. Daniele è una persona che comunque ha avuto una vita molto difficile da bambino, ne accenno un po' nel romanzo, che però comunque non è completamente negativo, ha come tutti pregi e difetti e sbaglia, commette degli errori. Ma infatti per questo secondo me ne verrebbe fuori un bel personaggio proprio. Cioè, secondo me ha gettato le basi proprio per una bella rinascita, no? Questo personaggio. Quindi per una. Secondo me sì, cioè, potrebbe averci un futuro, ecco. O su una novella, però secondo me vuole Vuole far parlare di più sé. spazio? Secondo Può me sì. essere. Pensaci, Sarebbe bello. pensaci. Sì, ma sarebbe bello anche poi far riapparire Lorenzo e Isabella, magari Esatto, poi per brava, scena. brava, brava. Ci Era quello un penso. po'. Ho visto tante volte incompreso, però preferisco il lieto fine, insomma, ecco anch'io. Allora, vediamo qualche altra domanda. Claudia Melandri, sì, le emozioni non devono mai mancare, altrimenti il lettore non entra in sintonia con la storia e i personaggi. E beh, tu lo sai qualcosa, Gargoyle. Penso che. No, penso che sono sicura, lo dico, mi prendo le mie responsabilità. I personaggi Claudia Melandri, i Gargoyle, insieme a tanti, cioè, mi hanno trasmesso più emozioni di tanti romanzi rosa, veramente. Uno dice, ah, Gargoyle, leggeteli perché ne vale veramente la pena. Anzi, più avanti, Claudia, tocca anche a te la diretta. Ok, scusate la divagazione, ogni tanto. Ciao ragazze, se la tua scrittura fosse musica, che genere sarebbe, Marianna? Ah, bellina questa domanda. Diciamo che sarebbe un genere diverso per ogni romanzo che scrivo. Perché, per esempio, nel Destino della Rosa Blu ho usato Lindsay Stirling, spero di averlo pronunciato bene, quella ragazza che suona il violino. E ho una playlist solo di canzoni sue che quando le ascolto mi metto a piangere perché mi ricordo le scene del Destino. E quindi sono particolarmente affezionata a questa musicista. Nel The Room, una musica un po' più pop, un po' di quella che si sente sempre orecchiabilissima perché dava il ritmo, e quindi ho usato per lo più quella. In Scritto sulla pelle ho usato le canzoni di Ultimo, tutte dalla prima Mamma all'ultima. mia. No, questo non lo dovevi dire. Perché? Perché cioè, io e Gina amiamo alla follia Ultimo. Questa mi era sfuggita sto particolare. Vabbè, io e te siamo Cioè, connesse ormai. sì, no, sto particolare mi era proprio sfuggito. Se c'è Gina in linea, no, ma Gina non c'è sicuramente. So che doveva. Vabbè. C'è molto da fare questo periodo e domani quando lo ascolterà penso che andrà subito a prendere il libro, sicuramente. Ultimo ci piace, sì. Allora, Denise, ciao, ciao bellezze, ciao. Grazie Claudia ancora. Io ho conosciuta con profumo di cioccolato. Io ce l'ho fermo sul Kindle, lo sai che l'ho preso e non l'ho letto, ahimè, mannaggia. Allora, Io ce è l'ho. la storia che mi piace di meno tra quelle che ho scritto. Non so perché. L'ho scritta in un periodo in cui ero un po' triste, un po' giù di morale e credo che ne siano venuti fuori tutti. Io se penso a profumo di cioccolato mi viene in mente una cupa giornata di pioggia.
perché proprio lo vedo proprio scuro, nonostante sia comunque un romanzo contemporaneo, non è un fantasy, è proprio un romanzo contemporaneo. È troppo cupo e quindi evito anche di rileggerlo, però vabbè, non ti voglio spaventare se vorrai leggerlo. Poi mi dirai magari. Allora, Sara dice, cioè Mike è praticamente conosciuto Alexandra come nella storia fantastica. Allora, Serena, la spiaggia, sì, ok. Oddio, la diretta, paura io. Sì, no, tocca pure a te, Claudia, la diretta. Allora, invece, cambiamo argomento. Dai, questo te l'aspettavi. Parliamo di Dri. Dri, vedi te, Thomas Dri, Dri editore, vedi te. Di quello che vuoi. Di Cosa? quello che vuoi. Domanda aperta. Va bene, allora, tu lo sai, ma io ho avuto un passato turbolento con le case editrici, per cui quando tu, perché sei stata tu a propormi, dovete sapere che è stata Maika a propormi alla Dri, quindi grazie perché senza di te non ci sarebbe stato neanche scritto sulla pelle. Sono emozionata. quindi... Il quindi piatto quando... era anche per la dedica, infatti, oltre che per il finale. Ok. Era doverosa, dai. Grazie. Quindi lei lo sa, ero un po' scettica, dicevo no, vabbè, ma io ho chiuso con le case editrici, sono stata troppo male per la mia, cioè per la casa editrice con la quale avevo firmato precedentemente, con cui ho rescisso il contratto, perché non mi vergogno a dirlo, ma voleva distruggere completamente la storia del destino della Rosa Blu. E tu, Maika, lo sai quanto per me quella storia sia importante. Un conto è l'editing, un conto è riscriverla completamente da capo, mi ha scioccato e mi sono detta no, vabbè, il destino lo faccio uscire in self. E quindi io avevo non dico una pessima opinione, ma ero rimasta scottata dalle case editrici. Poi quando ho iniziato con la Dri, le cose sono cambiate perché loro mi hanno, diciamo, spronata, soprattutto Thomas, c'è stato un momento di mia debolezza e Thomas invece mi ha spronato, mi ha detto no, continua a vedere che ne viene fuori un bel lavoro, stai tranquilla, ce la facciamo e quindi io lì ho capito che forse mi trovavo di fronte a una persona diversa da quella con cui stavo precedentemente. E quindi poi piano piano ho preso fiducia di nuovo, ho scritto di nuovo. Poi lui è stato bravissimo a editare, perché devo essere onesta, è stato un ottimo editor. E poi niente, alla fine, fino a che non l'ho visto online con il logo della Dri, non ci ho creduto. La mia esperienza per ora è molto positiva. Penso che scriverò ancora con lui. Abbiamo in mente un progetto particolare, che adesso ancora non posso svelare, vorrei tanto. Anche io piuttosto è un'idea, devo ancora cercare di capire come sviluppare questa sinossi. E niente. Sarà sempre un contemporaneo, questo ce lo puoi dire, oppure? farà parte della collana Spicy, molto probabilmente. Ok. Ti dico Bell'indizio, che, allora, insomma. vabbè, dai, ti dico una cosa, il protagonista maschile è un asiatico. Perché ultimamente mi sto drogando di drama asiatico. Allora, cioè, il tuo alter ego è Gina, adesso devo farti conoscere Gina. Sì, la voglio conoscere. Sì, siamo un po', ecco, c'è cioè un po' di me e un po' di lei, quindi sì. No, non mi dire altro perché non voglio sapere nient'altro, perché Va sennò io bene, non invece dire sono quella nulla. che legge a scatola chiusa proprio, sai, leggo solo, guardo solo la cover, non voglio, io non, quando faccio le segnalazioni non leggo. Scusa, mi fai la recensione del libro? Ti giro così, no, se non la voglio vedere, no, no, no. Sì, no, no, non mi manda niente. Se c'è tempo Ah, leggo. bello Sì. così però, non ti rovini la sorpresa. Sì. No, lo dicevo l'altra volta con Jane Caruso in diretta, lo stesso. Io una cosa che ho sempre adorato d'estate, d'inverno, non so per quale motivo, leggevo un po' di meno, ma forse il lavoro, la stanchezza, fuori che è buio, ti tira andando a letto presto. Che poi andare a letto presto è una parola, per me è un po' così.
D'estate però entravo a Senigallia in libreria e quindi ci passavo, ero capace di passare tutta la serata lì dentro e portavo a casa le buste dei libri e poi settimana dopo lo stesso. E le prime volte che, vabbè, ero più ragazzina, intorno ai 20 anni, ho preso le batoste perché magari poi c'è stato magari un libro che diventava un best sellers e non l'ho capito subito perché magari la sinossi non mi piaceva più di tanto, oppure qualcuna mi ha detto troppo, mi ha svelato troppo, perché ci stanno anche le sinossi così, sa? Secondo me Ah sì, che ti ci tolgono rovinano un po'. un po' l'effetto sorpresa, e quindi non voglio, cioè tante volte ti inducono a pensare una cosa che non è quella oppure ti svelano troppo, ok? E quindi no, non la leggo più. Sono fatta così, leggo scatola chiusa proprio. Vabbè, Poi mi piace a proprio dirti la l'effetto, verità mi anche piace io. sorprendermi. Mi piace sorprendermi, capisci? E quindi. Sì. Ma ultimamente anch'io mi sono comprata un paio di fantasy, ho preso Nevernight, che ne stanno parlando tutti. Vabbè, sono tornata un po' a leggere i fantasy, ripreso, Sì. perché mi piace un sacco il mio genere. E quindi ho comprato Nevernight, Sei di Corvi, e poi sto leggendo la trilogia della Corte di Rose e Spine, sono tutti i fantasy, e io non ho letto niente della Sinossi, mi sono lasciata ispirare dalle copertine. E dai numerosi pareri positivi, sperando di non commettere l'errore che ho commesso con Il Sognatore, perché tutti ne hanno parlato benissimo, ma a me personalmente non è piaciuto, ma per nulla. E quindi ultimamente sto facendo così. Per ora mi sto trovando bene, speriamo. Io vado tanto istinto, ti dico, poi dopo capita, ti puoi sbagliare. Adesso l'istinto viene meno perché poi no, capita le recensioni, dopo io non so di te, no, adesso è un periodo un po' così, un po' del cavolo, questioni personali, quindi ho proprio mi sono ridotti un po' i tempi, però. Cioè mi sono allungati i tempi lettura, mi sono ridotti i tempi da dedicare a purtroppo ai libri, però ecco, passerà anche questo periodo, insomma. Tutto qui. Allora, vediamo un po'. Che cosa volete chiedere ad Alessandra? Ah, parlaci un po' un attimo invece dell'altra carriera, la chiamiamo così, in parallelo, cioè nel senso, no, tu nel frattempo hai fatto un corso di Sì, un corso di master editing. di No, editing. non è un manco, questo è proprio un corso, era un corso. Sì, anziché essere online era faccia a faccia, quindi era una classe. Devo dire che la mia insegnante è bravissima. Io ancora sono in contatto con lei, si è presa anche il mio libro, quindi spero che se lo legga. E ogni tanto quando edito io mi sento la sua voce nella testa. Gliel'ho detto anche sabato che l'ho vista, ho detto: "Guarda, io ogni volta che edito sento la tua voce nella testa che mi dice come devo fare e come non devo fare." E mi è rimasta proprio impressa, anche se lei non ha un modo di spiegare didattico come all'università, che era un po' quello a cui mi sono abituata io con l'andare avanti del tempo. E quindi in un attimino mi ha lasciato spiazzata. Poi però ho capito che il suo modo è molto più pratico. Per esempio, ci dava dei compiti a casa, degli esercizi, ho imparato tantissimo. Comunque, adesso edito. Sì, sto iniziando. E pensi che entrambe le cose possono andare pari passo, sì? Oppure una ti mangia tempo all'altra? Sì, Parli della scrittura? la scrittura con l'editing. Vabbè, tu considera che io scrivo principalmente di notte. Non so perché, mi metto dopo cena e oppure magari dopo che mi guardo i drama con la mia amica, mi metto e scrivo. A volte si fanno anche le 2 di notte, quindi comunque la mattina, magari anche un po' del pomeriggio, lo dedico a editare e appena finisco mi metto a scrivere. Alla fine sono tutto il giorno piantata davanti al computer che edito, scrivo. Alla fine, infatti, ultimamente sto leggendo poco. Perché leggo romanzi da editare, quindi alla fine non sento la necessità di Certo, comprarmi libri. chiaro. Ti si Eh intrecciano le sì. trame, no? La tua con quello che stai leggendo. Non ti si crea confusione, insomma. No, tanto chiaramente c'è. No, no. No, vabbè, perché adesso sto scrivendo un fantascientifico, quindi puoi capire che è completamente tutt'altro rispetto a quelli che edito, che di solito edito, magari ciclit o contemporary, cioè
No, il fantascientifico è proprio tutta un'altra strada. Allora, io già lo so, qual è il genere che non scriveresti mai invece o che non editeresti mai? Allora, Quindi. parto con l'editing, non editerei mai saggi, poesie, e thriller, neanche gialli. Idem scriverli. Non scriverei mai un giallo, ma se per il semplice fatto che no, io non ho mai letto, non mi piacciono, non li trovo coinvolgenti, magari potrebbero anche piacermi, però le prove che ho fatto non sono mai andate a buon fine. E quindi ci deve essere sempre poi la storia d'amore nei miei libri, se no, cioè nei miei e in quelli che leggo, altrimenti non riesco proprio a leggerli. Quindi gialli già è un po' più difficile che ci sia. Però ti piacciono i gialli, leggerli neanche i gialli, No, non ti i piacciono i thriller saggi. psicologici sono il mio genere cinematografico preferito. Se devo andare a vedere un film, voglio un thriller psicologico, anche su Però leggerlo. Netflix. Mi fanno impazzire, mi fanno impazzire. Non lo so perché, ma li adoro. No, io li Invece, amo proprio. difficilmente. Cosa? No, io li amo proprio invece. Io I thriller? ho iniziato così, sì. Ho iniziato così a leggere. Sono arrivata tardi al romance, infatti sono molto ignorante sui romance. Sono arrivata Ah, tardi, tardi. davvero? Mi Io sembra pensavo che leggessi sempre romance. proprio andata la vena romantica. No, 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 io sono quella che devo chiudere il libro un attimo, devo chiudere io uccido perché alle 2 di notte mi ha preso un attimo paura e proprio. No, no, io gialli. Thriller, roba proprio forte, anche forte, e fantasy. Anche Fantasy, zombie mi sono fantasy. letta, quindi sì. Davvero? È proprio di tutto, bellissimo. Questo non lo sapevo. Romance sono arrivata tardissimo, sì, molto tardi. Vabbè, però adesso Tardissimo. non lo mollerai più. No, io adesso leggo, no, no, ma io so, lo posso dire, sono una fogna proprio. Leggo tutto. No, la penso come te sui saggi, non so se ce la farei. E Molta le gente li poesie, legge, ma non so se sarei capace di fare le recensioni. Mi piacciono, vedi, le poesie a scuola mi piacevano da morire, però non so se ne sarei all'altezza, sinceramente. Mi piacciono molto poi, però non so se sono ne sarei difficili, all'altezza. anche io la penso come te. Sono belle magari, però non so quanto io personalmente potrei capirle. È difficile poi che una poesia mi susciti qualcosa perché non le capisco, c'è poco da fare. Quindi pensa a editarle. Cioè, abbiamo fatto anche qualche lezione sull'editing della poesia, che si tratta più che altro di un editing di tipo di forma o di proprio di ortografia, anche di virgole. Però non credo che editerò mai poesie. Non sono proprio nelle mie corde. Anche solo per capire se quelle poesie sono valide. Cioè, è troppo È quello personale. che esatto, quello che ti dico, non mi sentirei all'altezza, capisci? C'è il gusto personale, magari poi anche, però non so, non sarei in grado, secondo me, di dare un giudizio, ok? Che rimane strettamente personale, ma non sarei obiettiva o ecco, quindi. Esatto, è difficile rimanere obiettivi con le poesie perché vengono dalla pancia dello scrittore piuttosto che dalla testa, quindi non lo so. Poi ricordo quando andavo a scuola, beh, io parlo sempre del mio prof, ma penso che ne è stato fatto uno e poi stavo buttando via lo stampo perché è veramente bravissimo. Vabbè, ha fatto innamorare Pascoli, ma tantissimo. Poi, ma di tutta la letteratura, proprio è stato lui. L'ho amato alla follia, veramente. È una persona, cioè, è incredibile, è incredibile. Mi ha avvicinato lui molto alla lettura, che poi un po' abbandonato nel corso degli anni. Non so, sai quell'età stupida che pensi solo ai Sì, fidanzati? sì. Fidanzati, no? Cioè, adesso detta così è bruttissima. 17-18 anni, cioè, è bruttissima quello che ho detto, sembra che. Ciao Thomas. Thomas. Poi ho ripreso da grande, vabbè, verso 21, 22 anni, da lì non ho più mollato, ecco, alti e bassi, però ecco. Solo gialli e fantasy.
Ecco, tutto E qua. poi Poi dopo il arriva romance. Alexander, poi arriva Alexander Rose. E... No, vabbè, è stato prima, un pochetto prima. Thomas, che domande devi farci? Niente, il capo è scomparso. Ragazze, domande? Stasera siete un po' moscette, eh? Su via. C'è sfuggito qualcosa? No? A parte che siamo arrivati allora, eh? Thomas, che devi chiedere? Sta mandando i cuoricini. Ciao ragazze, Ciao ciao Giusy. Giusy. Ciao Giusy. Ok. Allora, io quasi quasi, se non ci sono domande, noi possiamo anche salutarci perché la nostra ora l'abbiamo fatta. Ah sì, Però una bella ora. volevo aspettare anche Thomas, se voleva chiederci qualcosa. Comunque, noi dobbiamo ricordare che quando fai il ciuffo verde, questa chi dice a me o la deve fare Alexandra il ciuffo verde? Io ciuffo verde, non credo. Al massimo Allora, il viola. ciuffo verde, veramente me l'ha detto la parrucchiera l'ultima volta, quindi è stato sabato, mi ha detto la prossima volta se lo facciamo verde acido. Io verde acido è il mio colore preferito, quindi può essere. Soltanto che per il free farò una cosa un po' diversa, questa già l'abbiamo decisa io e Sara e non lo sa neanche le altre. Abbiamo deciso io e Sara, faremo il ciuffo uguale. Sara, dove sei? Da letto, Sara. No, raga, non fate domande che dobbiamo vedere. No, perché ho appuntamento con lei dopo a guardare il dramma coreano. Ah, lei, ok, Michela del dramma coreano, ok, perfetto. Sì, no, È immaginavo che era a me, sì. Comunque lo farò, dai, sto ciuffo verde, magari di qua, che ne so. ma sì, dai, io sono curiosa. Per il free li fai rosa? Che domande fai? Come se ti vengo a fare? Che scrivi domani? E che ne sai? Pensa un po' ai colori del blog, ragazzi. Ma te l'hai visti con i capelli rosa che portavo? O no? Che No, portavo mi l'anno sa di no. scorso. Lo Non portavi mi forse? ricordo. Sì. Sara non lo sa, manco Sara. Cosa abbiamo deciso? Come no? Abbiamo deciso le magliette, abbiamo deciso i gadget. Poi mi hai detto te fai il ciuffo. Shh, non di niente. Ma me l'hai detto te? Sara, me l'ha detto. Sara te droghi, no? No, no, verde no, dice Lina. No, ha deciso Sara come mi farò i capelli e non si ricorda neanche lei. L'ha detto Sara. Vabbè, ok. Comunque, no, l'idea era di togliere tutto e tornare al platino. Poi Lina mi dice sempre: no, tu stai bene così, questo è diventato un must, devi tenerli così, ti stanno troppo bene. Quindi Sono troppo bellini. ogni volta vado a rifare il colore. Sempre sopra, quindi dopo si scurisce un po', si intensifica un po', ma dopo 2 o 3 lavaggi già sta Vabbè, moscio. normale, anche la tinta normale lo fa. Eh sì, infatti. Allora, a pois bianco e nero stiamo degenerando. No, infatti l'ho detto io, metà bianco e metà nero, come la mia squadra. Dopo nero è Ah, vero, che tu esagerato, sei Juventina. non riesco più a tornare a platino, quindi è un disastro, no, non ce la potrei mai fare. No, mai, mai, mai. Allora, anche perché noi, Sara, a Natale ci abbiamo un sacco da fare quest'anno. Vi Abbiamo un sacco di vedete? progetti. Anche, sai, vado a fare Capodanno a Nord, probabilmente, sì. Andiamo a fare, credo, incrociamo le dita, da Gina e con Sara, se si degna di uscire di casa, di venirci Ogni tanto incontro. la vedo che è posta in bacheca, cioè immagini di la nuova moda è stare in pigiama e leggere un libro con una tisana a casa. Sempre così, ormai. L'altra sera mi sono fatta un selfie col pigiama, no? Che è a Pua, Sara.
piaceva troppo questa foto. Io ti facciamo le foto sul gruppo del pigiama party domani sera. Dopo non mi sa che cavo più nessuno perché possiamo mettere le foto in pigiama sul gruppo, te che dici? Io lo farei. Allora, appunto, eufonica. Allora, Thomas, ciao ragazzi, torno a editare. Buonanotte, voglio sapere che stai editando. E poi vai a editare. Non ce lo dice, mi sa. Va bene, ciao Piera. Che dici, Ale? Mi sa che ci salutiamo. Allora, Ricordiamo che Scritto sulla pelle è uscito lunedì scorso. Quindi era il 4, se non sbaglio. Era il Il 4 4 o in il pre-order. 7? Il 4 pre-order era il 7, infatti, sì, era il 7. E quindi lo trovate su Amazon, lo trovate sia in ebook che in cartaceo. C'è la versione cartacea già, sì? Sì, mi sembra di sì. Ok. Perché Amazon tante volte, no? L'ho chiesto Sì, un perché... po' sbarella Amazon ogni tanto. Ecco. Quindi, allora... La grella, la grella. Ah, ho capito. Sta editando la grella, ho capito. Che dice la grella? Maika, una domanda molto seria. Quando, come, cosa ti ha spinto a fare il ciuffo blu per la prima volta? Allora, non so se rubo troppo tempo ai drama coreani. Vai, spiega tutto. No, allora, Lina, la questione parte da molto più lontano. Dovete sapere che un anno e mezzo fa, una brutta sera, abbiamo portato mio padre all'ospedale per una cistifellea. Mi hanno detto che hanno visto una macchia che quindi probabilmente c'era questo tumore ai polmoni. Poi è passato del tempo perché abbiamo pensato alla cistifellea, che l'abbiamo ripreso per le penne. È stato un mezzo miracolo perché arrivava l'infezione fino al cuore, lui è cardiopatico. Dopo un po' di tempo il dottore suo ha detto: Ivano, ma non abbiamo più controllato quella macchia. Io ho detto, babbo, ma basta, tranquillo. Io ho chiesto quando no, che c'era quella macchia, com'è? E invece i controlli sono stati fatti in maniera superficiale. Se ne esce dopo sto controllo che praticamente lui c'ha sto tumore. La fortuna ha voluto che non fosse esteso e che fosse circoscritto e l'abbiamo tolto, ma in tempi record, perché comunque non era dei più belli. E poi il grosso problema però era sempre quel cuore. Quando siamo andati noi a fare una visita la settimana prima, quindi il preoperatorio, la cardiologa ha detto chiaro e tondo a mio padre in faccia che non avrebbe superato l'intervento per il cuore. Quando andiamo di sopra in chirurgia toracica, quindi dove fanno l'esame, prima abbiamo fatto di sotto reparto in cardiologia, ci hanno detto praticamente che non avrebbe, cioè su in alto, bambù, gli ho detto ma che stiamo a parlare? Mi pare, ha detto che stiamo a parlare, mi ha detto che tanto non supero l'intervento e quindi ha detto io no, non mi opero. Ha detto, stia tranquillo, signor medico, perché noi abbiamo tutti i parametri e lei supererà l'intervento. Fatto sta che una settimana prima ero andata a fare il mio platino, perché io ho più di 20 anni che sto così, e il figlio, la mia parrucchiera, che è giovane e che è bravissimo, mi ha detto, Maica, facciamo i capelli rosa. Io ho detto, no, come ci pensi? Tu stai fuori, io i capelli rosa, no? Non ci pensavo. E a Mauro invece ho detto, quando sono tornata a casa, ho detto, se babbo supera l'intervento, io mi faccio i capelli rosa. Mauro, ma non ci credo. Potevate chiedermi tutto meno che cambiare il mio colore e il mio platino, che era più di 20 anni. E invece mio padre ha superato l'intervento. Mauro mi ha detto: adesso non ti puoi tirare indietro. Io invece speravo che lui si fosse dimenticato perché non c'avevo il coraggio di farmi i capelli rosa. Dopo vi farò un post con tutte con i capelli rosa. Ci sono venuti anche Lilla. Adesso a parte scherzi, è nato come un fiore praticamente. Lina è nato così. Poi dopo ho voluto togliere tutto, non ho voluto fare più niente. E la parrucchiera mi ha detto: facciamo sto ciuffo qualcosa, ma è tanto che non fai più niente. Io ho detto: no, no, no. Stavo così, stavo in posa, stavo leggendo col tablet così. Nuova con la cartina, io ho detto: ma che stai a fare? Leggi, stai zitta. Grazie.
E sono uscita col ciuffo blu. l'ha fatta a sorpresa. Sono uscita con il ciuffo, era più celeste all'inizio, era leggero leggero, ma perché quando si parlava dei capelli colorati, io dicevo sempre voglio l'azzurro, voglio il celeste, perché c'era una foto che era celeste quando li facevamo rosa. Però mi diceva c'è il rischio che scarica verde, ma quel verde brutto, no, sapete? E quindi ecco, mi era rimasta un po' su così sta curiosità, e lei mi ha detto io sento, voglio fare sto celeste, quindi... Ma è tutto zitta, leggi e abbiamo fatto il celeste. Ciao Thomas, buonanotte. Ciao Thomas, buonanotte. Ecco, insomma, avevo raccontato la storia dei capelli, poi dopo farò un post, devo finire un romanzo che domani uscirà nella recensione, che è bellissimo, sempre per Ladrì. È veramente bello. Lo posso dire? Daniela Serpotta è Ah, sì. meraviglioso. Ragazzi, è meraviglioso. Non pensavo all'inizio, sapete quando iniziate un libro non sapete come finisce? Non abbandonate mai un libro, mai, non abbandonate mai. Ma non perché questo sia stato da abbandonare, assolutamente no. Però non abbandonate mai un libro perché come questo vi serverà delle sorprese e dei personaggi molto particolari. Io Bellissimo. l'ho editato insieme a Thomas, quindi so Ma tutto. Sì, c'è una cosa, vabbè, la posso dire sta scena. Mi sono vista arrivare a Garibaldi, ragazzi. Cioè... Quando sono lì gli arrivate ormoni. le camicie rosse, te lo giuro, io stavo lì. Non è possibile. Ragazzi, un pezzo di storia è bellissimo, bello, 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 bello. Vale la pena solo per questo pezzo di storia. Cavour, veramente, per Cavour e per Garibaldi. Cioè, basta, non dico più niente, domani ho scritto la recensione. Quindi, Maica Buffetta, Gina. Allora, Gina, stai in linea, devi sentirti in privato con Alexandra perché avete un sacco di cose in comune. Primo, ultimo, e per ultimo, invece, i drama coreani. Quindi sentitevi, parlatevi, che ne so. Diventeremo ultime amiche, mi sa. Ecco. Ecco, appunto. E va bene, per me è stato bellissimo averti qui. Ti Anche lascio con per me un sacco. vabbè, tanto noi ogni tanto ci sentiamo per messaggio. Io arrivo con messaggi né ciao né buongiorno né buonasera, arrivo tapas. Ma sono fatta così. E quindi niente, io ricordo lo stesso ancora scritto sulla pelle di editore, ma soprattutto Alexandra Rose, ok? Ale, sei diventata la mia. Volevo mettere la faccina che rideva, ma non riesco a farlo dal cellulare, quindi l'aggiungo dopo. Ok, mi sentite? Se volete, vi potete Eh anche sì, scambiare il numero di assolutamente. telefono. Ok, niente, vi ricordo che questa con calma, sta chiacchierata andrà a finire sul blog con calma perché i tempi miei sono un po' lunghi ultimamente, però la metteremo sul blog. E poi andrà a finire su YouTube. È anche una tattica di modo che comunque no? Ha più visibilità nel tempo. Se sparo tutto insieme, poi va nel dimenticatoio. La cosa non mi piace. Ok, io ringrazio tutti. Scusate se ho sti sbrocchi dialettali, ma ecco, mi vengono Ma così. perché io col mio accento orribile, sardaccio No, non è proprio. vero, assolutamente no, assolutamente no. Quindi buonanotte a tutti, buonanotte a Ciao a tutti, tutti, un bacione. grazie. Ciao Ale, Maika. grazie. Grazie a te, Grazie, ciao. stupenda. Ciao, 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 ciao. Ciao tesoro, ciao.